una festa in maschera? No, ero al trucco. Non ho mai capito, mi sono scappato. Non ho mai capito perché devono trasformarti in una... in una specie di margherita, mama, non mama. Mama, non mama. Non mama. Mama. Ecco, tiè. No, ma tirala tu questa. No, sono due. Mama, mama. Ah, oh, che meraviglia. Ah, oh, ce l'abbiamo. Ah, mi faresti un caffè? Sì. Ascoltami. Sì. Ti piace? Carina, i funghi dove sono? Non lo so, voglio dire... Allora, io quando esco un po', diciamo, sì, dai miei soliti... Pensi sempre alla tua stufa a legna, che potrebbe essere il caffè. No, nel senso che io... avevo voglia di una camicia da boscaiolo. Che meraviglia, hai trovato un boscaiolo invece? No. No, che ti ha dato la sua camicia. Che mi ha dato la sua camicia. Ah, vedi, bisogna basta la lettura delle cose. Cosa hai voglia di mangiare oggi? In onda. Tutto. Tutto? Sì, prendiamoci il caffè. Sì, esatto, in santa pace. Ah, buono. Non ho messo lo zucchero, ma va bene, è buono stesso. Buono, dai. Andiamo, va. Buongiorno, bentornati a Due Chiacchiere in Cucina, buongiorno a tutti. Allora, oggi puntatone perché veramente ne avremo da dire di ogni cosa, perché parleremo di calcio, esatto, parleremo di ricette, sì, parleremo di libri, ma di soprattutto tutto. Diamo il benvenuto a Valentina Cristiani. Grazie, benvenuta. È un piacere, un onore essere qui con voi, grazie. Collega mia cara. Collega cara, perché veramente conduttrice, sì, di 442, esatto, in trasmissione sul calcio, ma non solo, giornalista, stesso circuito, 7 gol su Bologna. Bologna, quindi. Quindi voglio dire rete 8 e quindi sì, avremo tante cose di cui parlare. Che ricette, esatto, ci hai portato, giusto per dare un'anticipazione? Una molto sfiziosa, sai, questi grissini intrecciati col salame, il formaggio, adatte per le feste di compleanno, li abbiamo fatti in passato anche per Capodanno, ma non solo, anche i bambini. E poi anche delle pizzette, ma fatte col pan carré, quindi qualcosa di molto particolare. Allora, sai, sappiate che sono già state testate con tutti i suoi parenti, quindi sono buonissime. Noi andiamo. Stanno ancora tutti bene. Noi andiamo con l'acqua buona sempre. Grazie. Per essere idratati e poi troviamo dopo la pubblicità. Noi torniamo. Sì. Siamo tornati in cucina per cominciare la puntata di oggi, vi abbiamo già presentato Valentina, esatto, Cristiani, tantissime, che è con noi, gradita ospite di famiglia, possiamo dire così, esatto, veramente, sì, perché sì, è collega, stessa emittente, differenza tra me e te che tu di calcio ci capisci effettivamente. Sono molto appassionata, da quando ero grande così posso dire. Quindi, dobbiamo dire questa cosa, lei ovviamente è conduttrice della trasmissione 442, ma non solo, perché sei giornalista. Esatto, sì, lavoro per due quotidiani, la Gazzetta di Parma, Nuova Ferrara, non solo sport, però in primis è quella, la passione più grande. Che è nata sui campi, sì, di calcio, sì, però ne parleremo dopo perché anche un libro parla di calciatori, non ma non dal altrimenti punto di vista dei calciatori ma delle mogli. Però adesso vi diamo gli ingredienti, okay, per quanto riguarda la prima ricetta di oggi, che saranno dei grissini attorcigliati con il salame. Allora, cosa vi serve? Bontà. Allora, due rotoli di pasta sfoglia, un etto e mezzo di salame magro, un salame ungherese un po' magro, 8-10 fette quadrate di formaggio Emmental, un uovo e formaggio grattugiato. Molto semplice come ricetta, però efficace, però, come dicevi tu prima. Esatto, sì, gustosissima e molto sfiziosa, posso assicurartelo. Allora, senti una cosa, mentre cominciamo un attimo, perché poi sono curioso. Voglio dire, oggi che ti abbiamo qua vogliamo sapere, certo, veramente tutto. Partiamo con la pasta sfoglia intanto. Ok. La io intanto tiro un po' l'uovo e te lo, esatto, sbatto un volentieri po'. Che sarà intero? La prima cosa, sì. Esatto, da spennellarci proprio sopra. Ok. Può essere questa o quadrata o tonda, come preferiscono a casa, anche una misura più grande. Se è più grande ne possiamo fare anche molti di più di questi grissini attorcigliati. Ah, okay. Però questa ci aiuta anche con la forma, diremo, no? Esatto, fai prima, se no dovresti togliere i bordini, esatto, i lati, quindi anche a casa fanno meno fatica. Ok. Fanno perfettamente. Che meraviglia. Esatto, già questo lo spennelliamo subito. Ah, quindi la prima, vuoi il tuo? Perché c'è la sciccheria, no? Se l'hai portato in tinta, capite? Amo il rosa, si vabbè, vede anche dall'abbigliamento che si ama lo ami il rosa, sì.
si nota. Anche perché, voglio dire, il tuo libro è in rosa, possiamo dire così. Esatto, perché puoi già svelare. Dalla casa editrice, da te, che ovviamente l'hai scritto, sì, dalla casa editrice, l'illustratrice che ha curato la copertina. Siamo tutte donne. Tutte donne. Non è una casualità. E si parla di donne, perché in primo piano, la esatto, protagonista è Giulia, però sì, si parla proprio di una categoria di persone molto spesso non considerata, molto spesso non compresa. Bravissimo. Perché parliamo delle mogli dei calciatori. Vax, infatti, questo acronimo inglese. Che sta per? Adesso non ti so dire, però okay, sono le mogli dei calciatori. Ah, wife, o anche okay, sì, ok, ovviamente, perfetto, però in inglese, perché sai che ormai sì, è l'inglese che ha il dominio generale. Quindi adesso lo sapete, se sentite parlare di queste Vags, sono loro, sì, perché è proprio una categoria. Perché vista proprio dal punto di vista, tu hai fatto un sacco di interviste. Ho fatto un sacco di interviste, esatto, le continuo a fare per i quotidiani, infatti è nata così. Per caso, posso dire come nascono anche le cose più belle, casualmente, facendo queste interviste sia alle mogli ma anche ai calciatori che abbiamo avuto anche nei nostri programmi televisivi, come dicevi anche te, 442. Ma incuriosito, ho scoperto io cose che non sapevo in prima persona e ho deciso proprio di parlarne in questo libro in chiave romanzata, però. Ok, perché allora il libro si intitola Calciatori, no grazie. Esatto. Già molto è incisivo, un... molto cinico come direi titolo. Di sì. Anche perché non deve essere poi così facile, diciamo che vivono un po' nell'ombra di esatto, questo, del loro uomo. Infatti posso già un po' spoilerare quello che non si sa. Vabbè, il libro è tuo, quindi sei tu che gestisci questa cosa. Lo faccio molto volentieri. Ad esempio non si sa anche che queste ragazze, queste mogli dei calciatori, sono spesso molto sole, ad esempio, certo, lontano dai familiari, hanno sempre la valigia, insomma, in mano, sai, anche due trasferimenti nell'arco di una stessa stagione, lontano dai familiari, oppure spesso da sole con il bambino, quando sta male, non hanno i familiari, gli amici di un tempo non gli hanno vicini, molti non so, nascono al nord, si trasferiscono al sud o viceversa. Oppure all'estero, anche c'è. Anche all'estero, esatto. Guarda il nostro caro amico che ha già trovato Vax. Ah, ok, grazie Rico Bianchi. Wives and girlfriend. Sì. Ah, era una S, pensavo fosse una cornicetta sulla lavagnetta. Così perché un po' è plurale. Un vezzo grafico che ci sta, visto che parlavamo di illustrazioni prima. Senza la S, diciamo che è singola, la okay, donna, una moglie sola. Vedo, invece pensava già ovviamente a una collettività. Ma il anche perché sì, aggiorniamoci un attimo. Prego. Esatto, con il cucchiaino. Ecco qua. Possiamo mettere questo formaggio, può essere grattugiato, oppure delle volte io lo grattugio anche, cioè se sopra, non lo vogliamo comprare, sì, sì, sì. Ma hai mai studiato disegno anche? Mi è piaciuto. No, perché ha spennellato l'uovo con sì, le sfumature, infatti sembra tipo uno stupo veneziano. Ma ci tengo, una delle mie ricette preferite, mi dicono che viene anche bene e ci tengo particolarmente, comunque da casa. Sappi che cioè, te la copierò, perché effettivamente l'idea di portare l'antipasto sì, quando vai a cena da qualcuno non è da tutti, perché chi sa fare i dolci fa i dolci, gli altri piatti no, li farà la padrona di casa. I dolci soprattutto, bottiglie, cose già comprate, ma è bello e curioso farli direttamente. Con la famosa pirofila, ti prego minuti, ridammela. Esatto, ci sono quelli usa e getta. Allora, quelle sono carine. Che è la mamma delle volte che ci tiene particolarmente. Ma è un servizio buono. E via. Allora, adesso invece cosa facciamo? Prendo una posata e mettiamo il nostro salame, che rigorosamente deve essere tagliato molto sottile. Quindi quando lo andate a prendere da qualsiasi parte, anche al supermercato, mi raccomando che sia molto molto sottile. Perché così, guarda, sì, certo, secondo me le mani in cucina tanto le abbiamo pulite, esatto, riesce a farlo, secondo me, in maniera perché molto mantiene più la croccantezza, sì, cioè tra sfoglia sì, e salame non c'è differenza di consistenza. Esatto. Anche esatto, perché poi riesce a tagliarlo meglio, non invade in maniera prevalente rispetto agli quando altri ingredienti. Quando faremo le nostre treccine verrà sicuramente meglio, perché poi ci sarà anche l'aggiunta di formaggio. E poi lo specifico deve essere ungherese, perché è un po' piccantino ed ha quel sapore particolare che dopo scoprirete magari quando l'assaggiamo. Ma vediamo sì, se non vi deluderò. Cosa dici, Leo? Ma non so, quelli sono quei momenti in cui lo mangerei anche a crudo. L'odore è già di per sé molto infatti buono, noi siamo eh, un po' inebriati da tutto ciò. Quindi nasce questa idea di calciatori, sì, no grazie. Intanto e col formaggio sopra. Sì. E ovviamente la storia parla appunto di una storia inventata, un romanzo in tutto questo. È inventata, allora diciamo che la parte autobiografica che mi hanno chiesto in molte nelle interviste è questa storia di Giulia che racconta i suoi primi passi, nel senso che lei finite le superiori già si diletta nei campi calcistici. Che è un po' la storia tua. Esatto, si sogna già di diventare una giornalista. Diciamo che sono una delle poche persone che finite le superiori sapeva già cosa fare proprio nel futuro come professione, che molti adesso 19 anni, 20 anni non sanno ancora
che università fare, io già l'avevo, infatti la domenica ero già sui campi dilettantistici con il mio fogliettino, la mia biro, e scrivevo per dei settimanali locali, anche dei portali. Ma già subito, sì. Proprio l'idea del giornalismo sportivo, che è difficilissimo, esatto. Tra l'altro. Ma tu in casa hai qualcuno che gioca a calcio? Cioè c'era no, un nessuno. Appassionato? Ho solo papà che mi portava allo stadio a vedere il Bologna e da lì è nata. Vabbè, ma la maglia del Bologna 7 giorni su 7, come esatto. Cantava Luca Carboni, sì, sì, voglio sì. Dire, una passione enorme. Sì, quest'anno con Sinisa anche riscoperto, non c'era bisogno però al cuore dei tifosi e lo scudetto morale, possiamo dire che il Bologna quest'anno l'ha già vinto. A parte che io ho notato, ho abitato a Bologna, sì, per tanti anni, ma io ho notato che tante donne vanno allo stadio a Bologna, tantissime donne. Sì, si è incrementata la cosa, ma anche in vari campi, ti posso dire, sia nella provincia che nei dilettanti, la sto vedendo, che anche proprio nelle serie professionistiche, è bello. E ci sono anche diverse giornaliste, quando ho iniziato io eravamo in pochissime, anche a dare proprio... Adesso c'è l'esame, noi no, dovevamo praticamente dare un anno e mezzo di articoli scritti per poi prendere questo primo tesserino da pubblicista e poi il secondo step è quello da professionista. Ce n'erano pochissime, ora stanno cominciando sempre più ad arrivare. Sono contenta. Perché ci vuole anche una lettura, cioè una, sì, lettura veloce, acuta, efficace, esatto, poi di quello che sta succedendo. Io non succedendo. Mi sono accontentata però, ho fatto, no, anche il corso di base anche come allenatrice, posso allenare anche i ragazzini fino alla juniores. Ma non ci credi? No. Sì. Io l'arbitro no, non hai mai pensato? Non ho avuto il tempo, però ho anche allenato 2 stagioni, ai piccolini, Pulcini, in provincia di Bologna. Poi mi sono trasferita. Abbiamo già lì. Capito che se hai una vacanza un giorno, un periodo, un anno di questi, fai una vacanzina di un mese, esatto, ti farai, dai, il corso anche d'arbitro. Perché no? Andiamo avanti. Allora, esatto, abbiamo messo l'Emmental, l'effetto di Emmental. Esatto, anche queste devono essere molto sottili, rigorosamente, e poi mettiamo sopra l'altra nostra pasta. Vado. Sfoglia, certo. Togliamo questo pure modo. Dopo la carta, certo, ovviamente, sì. E chiudiamo perfettamente. Ok. In modo che i lati siano, vediamo di andare un lo po' mettiamo più in pari, là, pari, sì, sì. Comunque vedi che è molto semplice, lo ritiri, sì, su, sì, e non, sì, hai problemi. Ma visto che stiamo adesso facendo questo, lo mi spieghi il fuorigioco come funziona? No. Il fuorigioco? Ma sai, lo spiegano anche al supermercato, anche per le persone non che lo ne capisco, sanno. Non lo capisco, cioè proprio non lo capisco. È quando uno va più avanti, sì, rispetto al pallone. L'ultimo passaggio, esatto, il giocatore non deve essere dietro l'ultimo difensore. Se no, cioè se io corro, allora lui difende la porta, sì, no? Sì. E io sono non più farlo avanti io di poi lui, difendere la porta. Esattamente. Sono in fuorigioco. Esatto, e l'arbitro passa la bandierina. Ma se io voglio andare a cacciare, dietro, cioè... Attenzione, se il pallone è già partito, sì, cioè se il passaggio l'ultima non è partito e uno è dietro il difensore, è fuorigioco. Tu lanci la palla, tu sei velocissima come una matta, cominci a correre, eh? Allora va bene. Devi scattare. Il segreto è la velocità. È praticamente rapidità. Un fallo che faresti sempre tu, perché, sì, ti vedo scattare. Cioè, se devo andare, devo andare, no? È chiarissimo. Ma non, se è che... mia. Cioè, non è che la porta è un bagno, voglio dire che se devo andare, devo andare. No, lì c'è. Verrai lo stadio con me prossimamente. Ok, va bene. Ti prego, la porti una volta. Secondo me, dai, si potrebbe finalmente. Ma guarda che imparare. Io ho praticato i campi di calcio per sicuri 12-13 anni. Come promoter di Tosa Erba. No! Per la polverina delle linee. Ah, okay. Però no, tutto fa parte. I miei figli giocavano, sì, a calcio. Ah, quindi per quello, sì. Quindi eri mamma isterica con... No, mai, ho sempre odiato quella categoria. Che ce ne sono purtroppo, sì, ahimè devo dirlo, avendo anche allenato questi ragazzini. Il male sono proprio i genitori. Esatto. Beh, basta un po' di cultura sportiva. Certo, ma poi credo che l'allenatore sia una chiave molto importante. Cioè una persona molto importante. Esatto, psicologi in primis, certo, in primis, sia con i bambini che anche con i genitori, molto la utile. Andiamo a tagliare il tutto. Sì. Perfetto. Perché adesso arriva il momento clou. Facciamo delle righe dritte, sì, ma è semplice comunque. Ok. Andare dritti, perfetto. Dopodiché questi vanno attorcigliati, messi sulla teglia appunto da forno, sì, rivestita di carta oleata, e poi vanno cotti in forno, cosa? 180 gradi? Esatto, preriscaldando un pochino, come hai già fatto tu tempo? Che abbiamo visto, per 10 minuti. Comunque, okay, controlliamo già quando siamo sugli 8 minuti per verificare la cottura. Ce lo dirà il colore della pasta sfoglia. Esatto, sì, sì, quando si diventa un po' un color nocciola abbustolito, siamo già un po' in ritardo, okay, siamo in fuorigioco. Però c'è una caratteristica della sfoglia che abbiamo vissuto una volta. Si può spennellare, adesso faccio spennellare con questo sopra. Dimmi, qual è? Cioè, che effettivamente quando comincia a diventare bella colorata, bisogna stare attenti perché in un attimo secondi, poi si brucia. Sì, ecco, sono un po'... Vorrei salutare la produzione che quel giorno ho cercato di...
avvelenarci con della carbonella. No, davvero, non ci credo, dai. No, perché eravamo tutti attenti per cercare di vedere la cottura di questa sfoglia. Dopo 2 secondi non esisteva già più. Sì, sono quelle cotture che dici, ok, dai, è come il latte quando lo metti sul fuoco il caffè. Stai lì 5 minuti, non succede nulla. E invece? Vai a rispondere al campanello. O al telefono, se sei a casa, viceversa. Eccolo là, facciamone... Ok. Si possono fare a metà oppure tagliati lunghi. Io preferisco farne a metà. Ah, quindi consigli anche di farli più corti. Ma a me piacciono, uno fa un cestino più comodo, a me piacciono piccolini, diciamo che per i compleanni piace molto questa cosa, che sono piccolini. Eccolo lì. Fammi vedere come. Tutto. Molto semplice proprio, un torsion... Per tutti. E poi li fissiamo un attimo ai lati, così. Stile caramella ai lati. Ah, ok, perfetto. Sì. Ma poi è bello che non devono essere tutti uguali, e quella è la caratteristica proprio. Eccoci qua. Così poi uno riconosce il suo quando andare a ripescarlo. Che il nostro è alto così. È ovvio, perché sempre così uno si fa il cestino. Poi sono belli anche facendo dei coni, magari con la carta forno piuttosto che la carta paglia. Tantissime cose. Queste cose, esatto. Uno può fare il suo cestino di grissini e portarlo appresso, magari in un picnic all'aperto. Ma poi anche utilizzando degli ingredienti che si ha anche in frigo, no? Esatto. È uno svuota frigo in un certo senso. Soprattutto, infatti. Perché se non hai presente la voglia di uscire e in casa hai magari della mortadella, puoi farlo anche con quello, puoi farlo con la mortazza, certo. Lo fai anche col prosciutto. Io ti dico, la mia preferenza è questo perché dà un sapore più piccantino e più sfizioso, quella preferenza. Poi ovviamente ti dà anche l'alibi per bere qualcosa in più, perché sì. C'è la sete. Esattamente. E magari uno si vuole bere anche un bicchiere di aperitivo in più. Allora, mentre noi finiamo di preparare i nostri grissini e li metteremo in forno, andiamo a sentire qualche consiglio molto prezioso per quanto riguarda la corretta alimentazione. Cosa vi aspettate oggi dal nostro salottino sulla corretta alimentazione? Lo scoprirete tra poco, però prima permettetevi di presentare sempre Cinzia Dalla Gassa, nostra dietista, ormai amica, credo, di 2 chiacchiere in cucina, perché tutti aspettano il tuo momento, proprio perché per il modo in cui tu proprio porti avanti questo argomento, questo tuo essere molto coach, no, nella vita delle persone che stai seguendo, o comunque di tutti noi che ovviamente segui tutti i giorni qui a 2 chiacchiere in cucina. Si parla sempre del momento del pasto, con te abbiamo parlato tante volte per diversi argomenti ovviamente di questo momento, ma parliamo di come ci si prepara a questo momento, il momento del prepasto, perché dico mangio qualcosa forse dopo, non lo so. Oppure mi fiondo direttamente a tavola. Infatti, come ci si, proprio questo è un rito? Sì, ti ricordi che una volta c'era molti anni fa l'abitudine, ecco perché lo sa che me lo ricordo. No, probabilmente prima ancora c'era il rito della preghiera prima di cominciare, a volte si vede, certo, nei film, sì, eccetera. Quello era fondamentale per creava una sorta di cuscinetto di tempo in cui le persone si preparavano a mangiare in un certo modo, perché c'è una sorta di rallentamento e di preparazione, si rende grazie al cibo e poi si comincia a mangiare, e ha un valore. Oggi quello che accade è che molte persone tendono a passare da quello, diciamo, stanno facendo qualcosa e poi vanno direttamente a tavola. Molto spesso si rientra a casa e subito si va a mangiare, oppure si va al ristorante e neanche si smette di guardare il telefono, di pensare al lavoro, ci si mette subito a tavola. È chiaro che così facendo si tende a portare a tavola tutte le tensioni, i pensieri, le varie cose che si stavano facendo prima. Certo. Quello che è importante molto spesso è creare una sorta di rottura di schema tra quello che si sta facendo prima di mangiare e il momento del pasto. Può essere anche un semplice gesto come quello di sciacquarsi le mani, sciacquarsi il viso, quando si rientra a casa per esempio, il fatto di cambiarsi che diventa funzionale per andare a tavola e mettersi nelle condizioni migliori per accogliere il cibo. Ci deve essere una sorta di distacco
fisico, cioè mentale, certo, e fisico. Se lo stacco è fisico, quindi cambio d'abito, mi sciacquo il viso, mi do proprio il tempo di entrare nel mood del anche pass. Perché potrebbe essere una cosa sbagliata, dimmi tu, ma mi è venuto in mente, si è affamati non solo di cibo, ma anche di tempo barra gesti. Appunto, cioè, sì, già certo, la fame viene ad essere, non dico soddisfatta, però viene a completarsi il momento del pasto anche con un gesto. Sì, sì. Poi molto spesso, soprattutto al giorno d'oggi, il pasto è il momento, è quasi una scusa per interrompere, per fermarsi. Molto spesso si mangia con la scusa di distrarsi un po' o di staccare dallo studio, del lavoro. Per cui a maggior ragione, se il bisogno è anche quello di staccare, bisogna saperlo fare prima ancora di andare a tavola. In modo tale che si mangia con più piacere, ci si gode meglio quel momento e anche la digestione è più facile. Eh sì, perché c'è un inizio, un durante. Ti metti nelle condizioni di accogliere il cibo e di digerirlo in modo più funzionale. Allora, cercate, come ci avevi insegnato tu tempo fa, di trovare un'abitudine sull'abitudine, quindi sì, trovatevi un'abitudine per creare cominciare un pasto, che può essere accendere una candela o lavarsi le mani, per esempio, e poi ovviamente tutto il resto andrà da solo. Grazie mille, grazie alla voi. Prossima puntata, noi torniamo in cucina, chissà cosa sta succedendo. E questo è il risultato dopo una ventina di minuti in forno a 180 gradi, già caldo. Ricordate, potete usarlo anche ventilato, come dicevi tu prima. Però sempre controllare, perché cambia da forno a forno. Con il nostro ci è voluto un attimino di più. Allora, noi lo impiattiamo, perché la cosa bella poi è con le mani? Ma sì, dai. Pensare al famoso vassoio con cui li portiamo a qualcuno, oppure li mangiamo, li serviamo in tavola come aperitivo. Anche dentro magari un bicchierone rivestito di carta paglia, magari messi proprio anche per i cenoni, per gli aperitivi, per i compleanni. Questo ma è molto guarda carino. Guarda che sono uniti. È vero, quindi c'è anche poi voglio dire, il forno fa i miracoli. Comunque l'effetto anche unito è veramente carino, È molto carino. E quindi non li puoi dividere, quindi li devi mangiare tutti e due. Sì, li certo. Puoi portare sopra, mettere in due piatti, ma è anche carino sopra fare una piramide. E beh, ognuno poi si sbizzarisce nelle forme. Allora, questo è il piatto, noi andiamo a sentire dagli amici di Ice Veneto qual è il vino perfetto da abbinare. Ciao Ilenia. Buongiorno, buongiorno Vitto. Tutto bene oggi? Molto bene, grazie. Benissimo. Allora, oggi giornata di aperitivo. Certo. Ok? E quindi abbiamo dei grissini attorcigliati con del salame, con del formaggio. Molto interessante. Sì, buoni. Originale. Sì. Come originale questo vino. Raccontami. Tenuta Sant'Antonio, famiglia Castagnelli, hanno pensato di fare una linea di vini senza solfiti. Questo è il bianco senza solfiti. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna portare in cantina delle uve perfettamente sane, in modo tale che non abbiamo l'esigenza di dover aggiungere al mosto anidride solforosa. In più, durante la pressatura e durante la pigiatura, cosa si fa? Si aggiunge del gas inerte in modo tale che si sottrae l'ossigeno all'ambiente, quindi il mosto non viene a contatto con l'ossigeno, non si ossida e non ossidandosi non ho bisogno di aggiungere solforosa. Guarda com'è bello il colore, vivace, sì. È un giallo paglierino ma con dei riflessi verdolini, segno di un'acidità ancora ben presente e sostenuta. Questa è un IGT Veneto, preponderante la Gargana, che è l'uva certo. tipica, diciamo così, della zona, diciamo così, del Soave, e c'è un 20% di Chardonnay, quindi c'è la finezza dello Chardonnay. Proviamo a metterci il naso, senti l'eleganza, questo fiore di Sambuco che si sente molto bene, proviamo a sentirlo in bocca, piacevolissimo, fresco sì, ma con una delicata morbidezza, trovo che ripulisce bene la bocca da questa grassezza data dalla pasta. Leggermente dolce, quindi con tendenza dolce. Trovo che l'abbinamento sia molto molto piacevole. Molto interessante questo. Molto comunque. Interessante. Questo è uno dei 2500 vini presenti sulla nostra guida online Venezia, accessibile dal nostro sito www.iceveneto.it, dove è possibile vedere tutta l'attività di Ice Veneto, dai corsi agli eventi, eccetera, eccetera. Ci si può iscrivere anche ai corsi, Elena, ti ricordo. Certo. Sono tutte le sere, dalle 20.30 alle 23, dal lunedì al giovedì, in tutte e sette le province del Veneto. No, perdi tempo, signori. Senz'altro. Cin cin. Cin cin.
Seconda ricetta, seconda prova, esatto, qui veramente. Infatti, io vi sto guardando. Valentina Cristiani qui con noi, stiamo parlando del suo libro Calciatori. No, no grazie. Le abbiamo detto anche prima, per chi ci si è messo in ascolto solo adesso, parliamo di un libro che parla di mogli dei calciatori, viste proprio dal punto di vista della donna, Max, scritto sì. da una donna, edito da una donna. Esatto, quindi... con la copertina fatta da una donna, ma non me, che è una donna, proprio tutta al femminile, tutta in rosa. Femminile. Allora, di questo libro continueremo a parlare ovviamente cucinando, ma dobbiamo darvi gli ingredienti della seconda ricetta, che è una pizza di pancarré. Quindi molto semplice, già dal nome credo sia abbordabile più o meno, cioè, confermo, già a tutti. Sì. Allora, 9 fette di pancarré senza crosta, mi raccomando, sulla mollica centrale, una confezione di passata di pomodoro, una bustina di origano, una dell'olio di oliva, una mozzarella a dadini, una farcitura varia, potete metterci cubetti di prosciutto cotto come faremo noi, olive, tonno e delle foglioline di basilico, circa 8-9. Questi sono gli ingredienti, comunque poi possono variare, come abbiamo visto, esatto, anche prima con i grissini. Ci spieghiamo man mano. E tutto quanto. Allora, cominciamo, perché poi qualche domandina su Giulia, la protagonista del libro. Dobbiamo farla e vogliamo farla. Io vuoi che intanto mi occupo della mozzarella? Volentieri, esatto. Okay. Se me la spezzetti in tanti quadratini piccolini. Ok. Mettiamo anche la passata subito, così poi ce l'abbiamo pronta. Esatto, mettiamo subito la passata qui nel tegamino. Mi serve okay. un po' d'olio? Esatto, prima aspetta mettiamo... Aspetta che ti do, se vuoi, un leccapentole, così poi vai meglio anche a mescolare. Volentieri. Leccapentole, che non è soprannome, che danno i bambini noi. Quando si fa la besciamella. O il budino. Che è meglio specificare, un attimo, che prima mettiamo... No. Ah, prima mettiamo il pomodoro. Sì, 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 prima il pomodoro. Ti basta così caldo il fornello oppure... A fuoco lento questo ci vuole. Ah, quindi poi lento, bastano perfetto. pochissimi minuti. Ha proprio una leggera scottata. Ecco, esatto, poi mi dai un cucchiaio di olio. Ok, allora aspetta che... Ma basta quella, ti basta già quantità? Insaporito, sì, esatto, sì. Vado io col cucchiaio di olio, vediamo... Non ho la tua stessa precisione. Va benissimo. Va bene? Sì, sì, sì. Anche perché io non ho persone che... Manca d'occhio comunque. Geometri in casa. Come invece io invece ne ho, precisi, quindi vengo controllata. E infatti salutiamo tra l'altro Gabriele, il marito di Valentina, che è qui con noi in studio. Si sta controllando. Che lui non è calciatore però. No, lui è podista, infatti dal titolo calciatore no grazie, io l'ho rispettato proprio letteralmente. Ma non ti è venuta voglia di fare anche il giornalismo podistico a un certo punto? Quello no, però ti posso dire che ho fatto anche alcuni articoli di atletica, mi sono capitati, sai, seguo vari sport, ma non solo, seguo anche la cronaca, la cultura, e mi sono capitate un paio di sue gare. Una ti posso dire anche il giorno proprio l'ultimo dell'anno. Ah, proprio così? Wow. Sì, sì, sì. Non è il mio campo, diciamo che io sono più su quelli da calcio. Sì? Mancava la ragazza, perché il 31 può essere che uno vada anche, certo, via per Capodanno. E quindi lui corre proprio all'ultimo dell'anno? Sì, si fanno gare tutta la stagione. Diciamo, ce ne sono tante, anche campione provinciale. Beh, vabbè, ma scusa, tu potresti essere Gabriele di ispirazione per un secondo libro. Podista, sì, esatto, grazie. Sì, podista, sì, grazie. Infatti, lo stiamo già scrivendo il secondo. Ah, dire che è già, ok, quindi è già c'è un'idea, sì, di secondo, visto, libro. Visto che è andato bene, dai, questo, sono molto soddisfatta. È partito come ebook l'anno scorso, come ti raccontavo anche in pubblicità, sì, e da settembre è diventato un libro vero e proprio, e da lì ho preso il là per scrivere ancora, che è la mia passione principale. Tra l'altro casa editrice di Genova, esatto, no? La Panesi Edizioni è una ragazza, l'ho conosciuta perché io, tra le altre collaborazioni, non solo Nuova Ferrara e Gazzetta di Parma, ho collaborato anche per le due squadre di Genova, Sampdoria e Genova Calcio proprio. Scrivevo per i portali, per le riviste dello stadio, ho molto amici là, tra cui questa ragazza, altre blogger, tra l'altro qualcuno che è venuta anche qua da voi, ai fornelli proprio. Ah, quindi veramente, sì, insomma, abbiamo capito. Il mondo è piccolo. Sport, sì, cucina, passioni, la scrittura, ormai, esatto, sei una donna tutto tondo. È la veramente passione proprio che ti passione porta in primis, sì. Senti una cosa, ma ci sono delle mogli di calciatori, le Vags, no? Sì. Le abbiamo definite prima, che dopo aver letto il libro magari ti hanno detto hai ragione, così, grazie, mi perché hanno... magari mi hai dato insomma appoggio in un certo modo. Mi hanno detto sì, che ho rispettato il loro punto di vista. Il mio libro è scritto in chiave romanzata, però come dicevamo anche prima, si vedono proprio il loro punto di vista, nel senso che la lontananza dai familiari è una cosa, una
costante che c'è proprio nel libro. Si parla anche, non so se si può dire, anche di tradimenti. Beh, certo, purtroppo questa dire, è un po' all'ordine del giorno, perché loro sono sempre sotto i riflettori. Il marito, insomma, piace molto, perché qualsiasi calciatore di Serie A è ben visto, dunque. E quindi poi sono giovani, quindi c'è proprio tutto l'esploit della giovinezza e tutto quanto. Però effettivamente dicevi tu prima una cosa molto bella, molto giusta, cioè il fatto di avere sempre la valigia in mano, ma non solo per trasferte di un giorno, sì, due, oppure per una partita fuori casa, ecco. Ma proprio, che ne so, il giocatore cambia, viene venduto a un altro club, esatto, e la moglie deve lasciare amici, parenti, tutto quanto, e cambiare vita. Come dicevi te, non solo in Italia, vanno anche all'estero, quindi, infatti, come è capitato, un esempio, anche la moglie di Pastini, ce ne sono tanti, la stessa Wanda Nara, che diciamo che è l'emblema di questo sport, adesso è a Parigi, ce ne sono diverse, e quindi, insomma, non è risaputo, si parla poco, si pensa solamente a tutto questo mondo dorato, glitterato, ma c'è tanto dietro, esatto. Anche c'è tanta un bambino, dedizione, amore a quanto, esatto, pare per questi. Ma anche una cosa molto semplice: vai a un matrimonio, vai a una festa e loro non ci sono mai il sabato e la domenica. Sei molto sola anche in queste cerimonie, circostanze. Può sembrare scontato, ma non lo è. Diciamo che anche la nostra Valentina il sabato e la domenica molto spesso non c'è mai, caro Gabriele, perché lei è sul bordo del campo da calcio per fare, ovviamente, per gustarsi, perché tu te la gusti proprio, esatto, la tua cronaca dello sport, le interviste, mamma, esatto, mia, post partita, è una passione. Allora, già, facciamo un riassuntino, Elenia. Sì, ti sto già preparando la griglia, vuoi già metterli qua sopra, vai meglio? Sì, facciamo molto, sì, molto meglio, esatto. Che senza trasferirle magari, allora niente, tagliata a cubetti anche la mozzarella. Stupendo. Come il prosciutto, sì, esatto, in questo caso prosciutto abbiamo cotto. Anche le olive, abbiamo il tonno, comunque poi si può farcire con quello che desiderate, che vi piace. Sì, scusa un attimo, io ho una richiesta da Enrico Bianchi, ne chiedo uno solo col prosciutto, per certo, favore. Certo. Avete altre richieste per caso? Questo no, è già pronto, bastano, sì, pochi minuti. Ok. Ricordiamo che abbiamo messo una spruzzata di origano, l'olio che hai messo tu. Ok, quindi un cucchiaio e poi il 4-5 cucchiai di pomodoro. Esatto, un po', queste è le dosi. Spennelliamo il pane, facilmente lo lasciamo morbido così, non va tostato, ma dopo oppure va in forno, quindi va in forno e non abbiamo, esatto, io non abbiamo problemi. Si può prendere anche quello normale con i bordini, poi li tagliamo, quello non è un problema, non state a impazzire se non lo trovate, ma adesso molta gente è che non facile lo trova, da trovare, sai, magari non sì, è, sì, anni fa era più difficile, sì, decisamente. Senti, il tuo rapporto con la cucina invece? In genere, nella quotidianità? Mi piacciono le cose più sfiziose o particolari, sto provando molti alimenti anche senza glutine, sono molto curiosa di alimenti con il mais, mi piace scoprire e provare cose nuove. Perché poi, voglio dire, parliamo di una professionista nata a Bologna, sì, quindi hai un DNA che delle lasagne, ce ne sono, sì. Ma hai fatto la sfoglia? No, l'ho fatta da piccolina, adesso diciamo che un po' manca anche il tempo, l'ho fatta da piccolina, è bello avere questi ricordi, con le compagne di scuola, ci trovavamo tutti per Natale e facevamo i tortellini fatti in casa, che li preparavamo per Natale e per Capodanno, cioè questi sono dei ricordi stupendi, sai, con le amichette, con... Questa è un'idea che si potrebbe lanciare, invece di fare i lavoretti, i cosiddetti lavoretti, sì, no? Per Natale a scuola, così insegnategli a fare dei tortellini. È che adesso per tutte le normative igienico-sanitarie, sì, è impossibile farle fare, purtroppo. Perché cosa però vuoi che ci sia un uovo? Però cioè, sai, è un peccato, si sta perdendo tanto di questa tanto tradizione che abbiamo, ognuno nella propria regione, nella propria provincia, che è veramente tantissimo, un peccato. Cioè. Infatti noi diciamo sempre, tenetevi strette le nonne, tenetevi strette le mamme, nel senso come tradizione, sì, culturale, tradizione culinaria, non fatevi dare le ricette, belle, insegnare, sì, le ricette, perché è veramente un patrimonio enorme che non deve andare ad perso. Ad averne se ti serve un po' di perfetto più là, che ormai sei esperta anche tu, riesci a raccogliere, diciamo. Anch'io la pasta fino in fondo, sai, quando rimane quel condimento, mamma che ti piace mia, che adori, che è quello più buono, è poi quello che è nata la scarpetta. Vero. Anche voglio la dire, pasta brustolita sempre che buono, è ancora più buona di quella appena fatta, vero? Sì, allora perfetto. Per farcirle, sì, così proprio a crudo li mettiamo, perché sono tutte tutto a partiamo, crudo. Partiamo, sì, esatto, con la nostra mozzarellina tagliata. La troviamo anche già in vaschetta.
fette, sono anche a palline oppure a quadratini. È carino anche tagliare nel caso in cui una persona usi la mozzarella, quella ovviamente nel sacchettino in acqua, quindi va scolata un pochettino, va asciugata assolutamente, un po'. Va tagliata già a pezzetti, esatto. Poi messa dentro a un colino e fatta scolare bene, perché altrimenti succede che ti va a inumidire tutta la parte di e usare base. Della carta cuscino, della carta assorbente, no, è non meglio serve sempre nulla. Farla scolare in automatico, okay. Tieni conto un'oretta prima, già la tagli proprio... fuori sì. Dal frigo, però non mettetela in frigo quando fate questo operazione. Io vorrei controllare la seconda infornata. Esatto. Sono talmente piaciuti che ne abbiamo fatte un paio di infornate. Ma io vi ho visto prima che continuavate a sistemare, a tirare fuori delle... Perché sono spariti subito, non abbiamo più poi per fare sì. Appunto... L'ho contagiata, ammetto che... Beh, voglio dire, noi portiamo sempre a casa tutto, per cui siamo molto che felici. Poi visto che è semplicissimo fargli sì. Questi gressini. Sì, 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 sì. Senti, ma il tuo libro ha, sì. Noi non vogliamo svelare niente, assolutamente niente, però leggendo il tuo libro è bellissimo come la storia sembra una storia conosciuta, nel senso che uno, come dicevi tu, no, delle interviste dal vissuto quotidiano, dice, so già come va a finire. Potrei essere così. Io, tutti invece, dicono. Nello svolgimento, non vi dico solo il finale, ma nello svolgimento ci sono dei colpi di scena allucinanti, esatto. Cambi di piano di visuale, hai creato veramente un mondo di sorprese all'interno di questo posso libro. Posso dire che ho creato parecchia suspense e il finale non è scontato. Infatti molti mi hanno detto, io pensavo che andasse a finire in questa maniera, perché già a metà cambia tutto, ma il finale proprio è un colpo di scena. Ma di pagina in pagina veramente si vedono, si sentono e si vedono. E praticamente uno che va a gioca a basket. Ah, ok. Semplicemente perché aveva montato una mensola troppo alta. E gli serviva per esatto. Togliere appunto le ragnatele. E perché non poi sposarsi con un pattinatore per l'inverno, nel caso in cui uno debba fare giusto due piroi. Poi non solo calcia 11, calcia 5, molto intrigante la storia. Eccola, vedi che pian piano non dobbiamo farla parlare troppo, perché altrimenti veramente vi racconta il libro. Tanta esatto. La passione con cui è stato scritto e tanto sì. È la, diciamo così, la competenza con cui è stato scritto. La voglia, quello che mi hanno trasmesso queste vags, queste mogli professionistiche, che poi molti mi hanno fatto anche i complimenti, anche la stessa moglie di Pazzini si è ritrovata, anche sui social ci scriviamo. È bello anche avere una risposta di queste ragazze. Allora, andiamo a farcire. Allora, per esempio, Ilenia, tu metteresti le olive? Cioè, metto io? Sì, mettile tu. Io adoro molto il prosciutto e sembra che anche qui in regia piaccia. Allora, sì. Io ho faccio colto. Quella per me, te, Leo. Va bene, quindi metti tutto. Ci vuole quella col gusto bello pieno. Allora, ne facciamo due. Tu fai quelle per lo studio, io faccio quella allora, per me. Allora, noi stiamo farcendo, ovviamente, avete visto, abbiamo il tonno, olive. Abbiamo tonno, olive, abbiamo il prosciutto, abbiamo le olive, anche potete mettere pesce, qualcosa. Anche i gamberetti, so che piacciono molto, soprattutto. Lì va bene così, basta, mettiamo un altro. Ne mettiamo ancora. Fai metà e metà lì? Io sì, oppure si può fare anche una metà prendendo proprio un mezzo triangolino, tu ormai okay. Sei più esperto di me, infatti ti seguo in tutte le puntate. Grazie. Vedo che hai questo sbusto, diciamo noi a Bologna, che ti piace anche inventare. Ma piace. Bisogna. Senti tu, e poi queste andranno in forno ovviamente? Ovviamente sì. Per quanto tempo? Quanti 8 gradi? 8 minuti, sempre a 180, forno preriscaldato ovviamente, mi raccomando, così. Perché cambia ovviamente la cosa. Quando sì, non perché altrimenti si... Sì. No, c'è una cottura. Si molla, no? Delle cose che vanno cotte con forno freddo, poi te ne accorgi, è bello anche provare e riprovare la stessa ricetta e noti le differenze. Infatti, tra poco vedremo il risultato, adesso andiamo a parlare di bucato. Andiamo in forno? Sì. Il mondo sta cambiando, noi stiamo cambiando. Quando acquistiamo, siamo più attenti, più esigenti e più responsabili. Ad un prodotto non chiediamo più solo che sia efficace, vogliamo anche che sia sicuro. Per la nostra salute, per quella di chi amiamo e anche per il benessere dell'ambiente. Ecco perché abbiamo scelto Wave. Guarda un po' qui, prima c'era il detersivo. Oggi c'è Wave, il primo detersivo in fogli. Wave lava prendendosi cura dei capi perché contiene solo componenti naturali che rispettano la natura e i colori delle fibre e il benessere della pelle. 3 anni
anni di investimenti per un prodotto destinato a rivoluzionare per sempre il bucato. Wave è ipoallergenico e antibatterico. Per questo è particolarmente adatto anche ai vestiti dei bambini. E quando il lavaggio finisce, Wave dov'è? Non c'è, si è sciolto. Perché Wave è completamente biodegradabile. Così, mentre ci prendiamo cura dei capi, facciamo qualcosa di buono anche per l'ambiente. Facile, efficace, eco-friendly. È pratico, nella sua confezione super compatta, non pesa e non ingombra. Così leggero e comodo quando fai la spesa, perfetto quando sei in viaggio. Solo un foglio Wave, non sporca e non si spreca. Prendilo, dividilo, mettilo nel cestello, avvia il programma e vai! Ecco fatto, ecco Wave. Ecco a voi il futuro, per lavatrice e lavaggio a mano, per capi bianchi e colorati, profumato e in versione sensitive senza profumazione. Allora, siccome sono impaziente di vedere come le nostre pizze. Io sento l'odore io già. Allora, vediamo se riesco a non fare danni. Lo senti già dal profumo. Sì, sì, sì. Eccolo, eccolo, eccolo. Attenzione Valentina che non vorrei scottarti. Che bontà. Grazie. Che grazie. Meraviglia. Tutte per me qui. Grazie. Ma non finisce qui comunque. No. C'è l'ultimo tocco prima di servirlo. Le nostre foglioline, più carine, diciamo, millenia, piccoline perché sì, si presentano meglio. Però diciamo che adesso non è stagione. Ma danno anche quel tocco. Brava. Anche grandina. Infatti è bello intervallare una piccolina e una più grande. Vedi che senso estetico meraviglioso che hai tu. Che poi si possono anche fare più piccoline, più grandi, di varie dimensioni. Quindi l'idea, sì, l'idea base è proprio quella. Ma anche tagliate a metà, ti posso dire, anche a triangolino sono molto carine. Bene, andiamo a vedere invece gli amici di Ice Veneto cosa hanno in serbo per noi per questo piatto, per fare un abbinamento perfetto. Ti avevo promesso un altro aperitivo, sono delle pizzette. Ma molto stuzzicante, intanto bella la presentazione. Sì. Allora ho scelto un vino veramente stuzzicante, che è un Valdobbiadene Prosecco Superiore, Rive di San Pietro di Barbozza dell'azienda Villa Sandi. È un dry, sec, ok? Ma mi è piaciuto molto il piatto perché è inventivo, originalità, è una cucina di recupero ed è lì che svuota si vede. Svuota frigo. Svuota frigo, ma è lì che si vede la bravura dello chef, io direi, no? Certo. Allora, guarda quanto è bella la spuma di questo spumante, è veramente un gioco di parole, ma che rende bene l'idea. Perlage fine, minuto, bellissimo, ci metti il naso. È una spremuta di pera Williams, eh? È fantastico. Fantastico, questo, veramente questo prosecco, eccellente. Veramente. E lo assaggiamo? Una delicata nota di morbidezza che va in contraltare con questa sapidità del prosciutto. Quindi trovo che l'abbinamento sia semplicemente perfetto. Da apprezzare anche soprattutto per l'eroicità di questi lavoratori. È verissimo, che, perché le rive, che si arrampicano su queste rive. Tu le conosci bene le rive? Certo che sì, ho degli amici che abitano proprio a San Pietro. Non per niente il patrimonio dell'umanità è vero. Gli è stato attribuito in virtù anche di salvaguardia del territorio. È vero. È un paesaggio bellissimo, le colline di Conegliano Valdobbiadene, insomma. Trovo che l'abbinamento sia semplicemente perfetto. E questo è uno dei 2500 vini presenti sulla nostra guida online Vinezia ed è presente in tutti i nostri corsi, ai corsi dell'Ice Veneto che si svolgono in tutte e sette le province del Veneto, troverai sempre prosecchi di grande qualità e questo sicuramente ne è uno di questi. È l'esempio. Bene, bravo. Io penso che l'abbinamento sia stato veramente piacevole. Assolutamente sì. A tra poco allora. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Due Chiacchiere in Cucina con queste leccornie meravigliose. Ho fatto l'impiattamento. Allora io vorrei ricordare i tuoi appuntamenti televisivi. Ogni lunedì sera su 7 Gol, circuito però su Bologna, alle 18 la diretta, replica alle 23.30, il martedì alle 21 e poi mi trovate anche sulla Gazzetta di Parma, Nuova Ferrara, insomma tanti modi, anche altri portali su cui scrivo. Poi ovviamente andate su internet oppure in libreria e troverete Calciatori, no grazie, esatto. Questo libro meraviglioso, l'abbiamo scoperto
scoperto poco a poco, oggi ha incuriosito tanto anche noi. Che dire, noi grazie, ti regaliamo veramente il nostro grembiule, perché è benvenuta in famiglia di Due Chiacchiere. Stupendo. E questo olio buonissimo, che è un olio extravergine di oliva del Veronese, prima, infatti, che veramente buono. Quindi qualche ricettina col grembiule e via. Seguitela, esatto, nei social, i suoi profili sono nome e cognome, Valentina Cristiani. Grazie ancora, esatto, di averci seguito anche oggi. Valentina, in bocca al lupo per tutto, ti aspettiamo grazie ancora. Grazie di cuore, di cambio anche a voi. Ciao a tutti! Ciao! Ciao, grazie!